Buonasera. Eh, sì, le cose che diceva il professor Altini eh, chiariscono e motivano il, il bisogno che insomma provo io, che si prova in generale, di ripercorrere un, alcuni temi eh, che risalgono alla riflessione di Marx. Eh, non è che per me sia un ritorno perché me l'ero dimenticato, vorrei chiarire. Forse i miei colleghi probabilmente adesso se ne stanno ricordando avendolo dimenticato, ecco, ma io non ho avuto mai problemi di oblio, ecco. <ride> vorrei che fosse chiaro. Eh, detto questo, eh, quali sono le ragioni? Eh, eh, Marx è chiaro che dopo la crisi del 2008 è stato clamorosamente ripreso, ma un libro come quello di Thomas Piketty che è sentito il capitale del XXI secolo, riprendendo proprio il capolavoro di Marx, ha avuto un impatto enorme, soprattutto negli Stati Uniti, dove molte università americane di economia, di scienze politiche, ancor più che di filosofia, hanno sentito il bisogno di riprendere, di riprendere eh, Marx. Non solo, ma... Eh, L'anno scorso sono andato a fare un convegno, ho fatto una relazione perché c'era l'anniversario di 150 anni della pubblicazione del primo libro del Capitale eh, all'università alla York University di Toronto, dove c'è stato un convegno forse più importante, o comunque sicuramente uno dei più importanti dell'anno scorso per partecipazione internazionale. E eh, andando in posti come gli Stati Uniti e il Canada eh, fa un po' impressione vedere come. Eh, So, parole come capitalismo sono dette come, con assoluta naturalezza, mentre nel nostro Paese, che è oggi sull'orlo di una crisi istituzionale, fra l'altro, eh, è, è come se ci fosse stata una specie anche di rimozione semantica, nel senso che alcune parole ovvie eh, come il capitalismo, c'è eh, è stata una specie di strana rimozione per cui... Eh, piuttosto di capitalismo si parla di modernità eh, e il passaggio è significativo né, di un, un modo di eh, così, eh, quasi senso di colpa nell'affrontare un tema che invece eh, ci è stato ripresentato duramente, duramente con la crisi del 2008 duramente. E da cui ehm, per esempio in America vedevo che ancora nonostante eh, ci, insomma ci, ci siano state delle forti risposte e, e si dice che sono uscita dalla crisi, però la presenza e il senso della crisi del 2008 è ancora molto forte e nel nostro Paese non ho bisogno di fare commenti per sapere come la situazione non sia, eh, non sia semplice. Eh, ho, ho titolato, ho messo non tanto nella, nel, nel depliant, ma nel, nel mio PowerPoint, eh, benvenuti nel realismo capitalista. Un, vabbè, un po' così. Ma un, il, il termine realismo capitalista non è un termine che ho inventato io, eh, è un termine che ha proposto un, un, un intellettuale britannico, eh, molto letto dai giovani, soprattutto, era uno di questi che usa blog, eh, esperto di musica. Che appunto ha scritto un libro che è uscito tra l'altro adesso l'anno scorso mi sembra in italiano che si intitola Realismo Capitalista dove è un libro che fu scritto subito dopo la crisi del 2008 con un'analisi in questo caso non tanto degli Stati Uniti del Canada quanto della Gran Bretagna e della gravissima crisi sociale che emergeva rispetto ai temi di cui si discute anche oggi individualismo, neoliberismo, trasformazione del mondo in azienda, scuola come azienda sanità come azienda cose che conosciamo benissimo e che non sono soltanto espressioni culturali o mutazioni culturali italiane ma che hanno, insomma, hanno avuto come si direbbe grande successo, eh, grande successo in tutto l'Occidente oggi la situazione naturalmente il ritorno diciamo così a dover rileggere Marx per cui ci sono convegni su convegni un po' dappertutto eh, evidentemente legata al fatto, non tanto al fatto che Marx va preso così com'è oggi nel XXI secolo, ma quanto per il fatto che le analisi che Marx ha fatto in particolare nel capitale sono ancora quelle che determinano i tipi di crisi che ci sono state arrivando fino al 2008, cioè i motivi e le peculiarità specifiche di questa crisi ancora si possono spiegare attraverso determinate analisi anche nell'epoca della globalizzazione, cosiddetta la globalizzazione, e nel mondo, come si dice, della connessione. Le domande sono semplici, lo dico come premessa. Com'è possibile che in un mondo in cui siamo totalmente connessi, attaccati non stop praticamente col mondo, siamo sempre più isolati e il senso dell'isolamento e della solitudine è sempre più forte. E... Com'è possibile che in questo momento in tutto l'Occidente la perdita di attenzione come fase di apprendimento eh, è diventata un problema eh, sociale? Eh, tutti constatano il fatto che ormai eh, varie generazioni sono in grado di leggere al massimo due o tre pagine e poi non reggono la situazione. C'è un problema grave di attenzione. L'anno scorso a Pisa abbiamo organizzato un seminario eh, con, tra neuroscienziati, filosofi eh, sul tema della meditazione, perché abbiamo un rapporto come università, con protocolli di ricerca scientifica, con il centro di Pomaia che è il centro di meditazione buddista più, più importante d'Europa, riconosciuto, e, e mh, alla fine, dopo una serie di ricerche, abbiamo deciso di fare un seminario e, mh, con nostro grande piacere, il Dalai Lama in persona ha deciso di partecipare ed è venuto e, a un seminario e non a cose... E, e, perché e, emerge questa questione? Perché la meditazione? Che il rapporto c'è fra le nostre ricerche neuroscientifiche che sono molto avanzate e il problema della meditazione. Sono cose collegate proprio alla crisi che c'è, eh, cioè alla crisi d'attenzione, al fatto che noi siamo continuamente, in questo momento, e anche più giovani ma tutti, continuamente in un posto e altrove. Sembra il massimo e invece eh, si sta rivelando un grande boomerang questo. Eh, Basta girarsi attorno, a girare per vedere una fermata di un autobus o un metro in qualunque altro posto, chiunque di noi, oppure a un ristorante o quando si mangia, Ma negli anni 60 si accusava la televisione di essere troppo presente a tavola a pranzo, oggi è, è, è quasi peggio, nel senso che spesso succede che ciascuno si guarda il proprio cellulare e quindi curiosamente ci troviamo in una situazione piuttosto strana dal punto di vista delle relazioni sociali umane e anche con... Eh, con eh, delle conseguenze. Quindi è un problema, situazione paradossale, massimo della connessione, massimo dell'isolamento. Eh, basta prendere eh, Facebook, eh, che tutti usiamo, <clears throat> se uno guarda bene, non so questo è l'effetto che io ricevo, ma se uno guarda bene eh, la sequenza di amici che comunicano continuamente, Tutte cose belle, più o meno belle, più o meno interessanti. Per me, io che ho fatto il liceo molto lontano da Modena e anche da Pisa, ritrovare i miei vecchi compagni di liceo è bellissimo, quindi ci sono degli aspetti, attenzione. Però è quello che se uno scorre poi Facebook si rende conto che ciascuno parla a se stesso, quasi sempre. Cioè dice le cose per se stesso, non sa a chi si rivolge, non c'è un rapporto diretto. Eh, a volte è una cosa positiva, ma spesso è l'espressione di una evidente solitudine. Cioè del fatto che quando le relazioni sono troppe e non sono individualizzate, alla fine non è poi così diverso, ahimè, eh, dal dover parlare da soli. E questo eh, naturalmente pone un problema. Se fosse una questione marginale... Eh, non potrebbero essere oggetto di una riflessione, ma sta diventando il nostro senso comune. Perché? Ed ecco, vengo al punto di quello che un po' volevo cercare, perché è chiaro che bisogna un po' rifletterci e capire un po' quali sono gli elementi critici e anche gli elementi analitici, teorici, che ci portano a questo e se ci sono anche delle possibili alternative. Eh, oggi noi eh, ci assistiamo, io penso, nel nostro paese a una gravissima crisi della scuola ed era un paese che ha, il nostro è un paese che ha resistito più degli altri paesi. Eh, la scuola nel, nel mondo americano è riconosciuto come un disastro, e una piaga sociale, quindi tutti lo sanno, forse salvo i mass media nostri italiani, ma tutti lo sanno, che è così, riconosciuto da tutti. Anche le scuole europee, se esclude la Francia, hanno delle e C'è una crisi, perché il modello aziendalista della scuola sta portandosi, a mio modo di vedere... Eh, ma a modo di vedere di tantissimi non è che sono il solo, sta portando grandi danni, proprio grossi problemi. Ora, eh, forse voluti, forse anche voluti, forse anche voluti, la nostra è una società che ha immaginato la scuola un diritto per tutti, eh, poi però eh, l'impressione che poi abbiamo tutti è che... È un po' l'impressione che tutti abbiamo quando andiamo a un tribunale e leggiamo la legge uguale per tutti, ciascuno di noi la legge, c'è anche un bel principio, immediatamente dopo pensa, e dice, però, però non è così. C'è sempre questa dimensione per cui hai la sensazione che ci possa essere un principio di eguaglianza e di libertà e poi vedi che la realtà, il realismo, appunto, il realismo delle cose te lo contraddice. Ma io che cosa volevo un po' dire? In questa, in questa conferenza. Innanzitutto recuperare un tema che è un tema importante in Karl Marx, molto importante, ma che non è un tema che ha inventato Karl Marx, è un tema antico ed è il tema dello zoo politicon che cos'è lo zon politikon? in greco antico lo sappiamo significa e cosa significa come lo traduciamo già questo è un aspetto interessante e anche per certi aspetti divertente La, lo zon l'uomo come animale politikon viene da polis eh, se dovessimo tradurre oggi probabilmente eh, forse sarebbe giusto mettere animale della polis perché questa è una definizione di Aristotele data nella politica nell'etica nicomachea e che pone un forte problema l'uomo è un animale sociale noi traduciamo non, lo tradu non è che l'ha tradotto così Marx questa traduzione eh, quindi quando si esce alla polis nasce nella dissoluzione della polis quando la polis non c'è più le cose si allargano potrei avere voglia quasi di dire eh, si globalizzano perché eh, sorgono con l'impero romano di fatto e colui che traduce zoon politikon in animale sociale è Seneca nel De Beneficis. Non è un caso che traduca politicon, non politico ma sociale, perché l'uomo della polis non è il politico nel senso nostro, cioè l'uomo che vive la politica come una sfera separata, per un, per un, per un greco della Gorà, Vivere politicamente significava tu cur vivere socialmente, non c'era nessuna, nessuna, nessuna differenza. Questo tema dello Zon politicon tradotto come animale sociale, lo ritroviamo anche in San Tommaso, che riprende Seneca e, e, e non a caso eh, San Tommaso, l'aristotelico San Tommaso, traduce eh, Zon Politicon con animale sociale. Questo tema un po' poi, non dico che scompare, però non viene ripreso finché Marx eh, eh, quando deve contrastare teoreticamente eh, l'immagine dell'individuo isolato, cioè l'immagine che il mondo borghese si dava, dava di sé, cioè un'immagine un molto presente e molto attuale anche oggi, cioè l'immagine per cui il mondo è fatto da individui privati che utilizzano i rapporti sociali come mezzi per i loro fini e i loro interessi è un tema che è vecchio come il capitalismo, ma che è assolutamente contemporaneo. Basta guardare telefilm di Hollywood, il modello dell'eroe americano hollywoodiano, quello di serie, e ci si accorge che è costruito su questa base. Sono sempre immagini dove c'è la politica corrotta lo Stato che è pericoloso, la polizia dura ed è vero e la risposta a questo è sempre l'eroe isolato, colui che si difende in qualche modo perché il suo problema è proprio quello di dover sviluppare i propri interessi privati con una morale eroica e fantastica eh, rispetto al fatto che lo Stato ha un'invadenza e quindi da questo punto di vista è pericoloso. È il modello che poi diventerà ed è oggi neoliberista, cioè sono gli individui che contano, gli individui che non è lo Stato, non è la società e le relazioni sociali, perché queste in fondo alla fine sono un mezzo per i propri interessi. Dietro tutto questo, poi ci tornerò un po': c'è un'idea di io, di ego, un'idea di rapporto fra l'ego e i rapporti sociali, eccetera. Cos'è che per eh, Marx questo, da questo punto di vista era importante perché a un certo punto lui dice eh, l'uomo come animale isolato come essere isolato è un'invenzione una proiezione del mondo moderno verso le origini della società perché lui eh, sottolinea un aspetto che è abbastanza interessante dice eh, l'uomo non solo è un animale sociale ma è un animale sociale che riesce a isolarsi soltanto nei rapporti sociali più sviluppati. Per cui il problema dell'isolamento non è che viene sottolineato, ma si rovescia nei termini per cui il punto di partenza per spiegare la società non sono gli individui che vanno a fare la società, ma perché in realtà l'essere soli ha significato, significa essere soli in mezzo agli altri. Tu sei un animale sociale, quindi il senso... Ed è un tema che dopo Marx si diffonde per esempio in psicologia moltissimo. Basta prendere uno psicanalista tutto sommato che non ha niente a che fare con Marx come Winnicott, il quale ti dice che il grande problema è, è, è come si resta soli in mezzo agli altri, che in sé non è negativo in assoluto. Diventa negativo naturalmente se tu sei, eh, questo si traduce nei termini della solitudine. Non avrei comunque sollevato questa questione di Marx eh, in questi termini se non mi fossi reso conto che nel dibattito e eh, nelle ricerche psicologiche attuali eh, questo, questo tema ritorna potentemente perfino sul terreno neuroscientifico e eh, neuropsicologico. A me dà l'impressione della scoperta dell'acqua calda, però mi va benissimo che si, scopra, si riscopra l'acqua calda. Perché? Se uno guarda la panoramica delle, delle riflessioni, ci si, si rende conto che oggi le ricerche, curiosamente, vanno nella direzione eh, dell'uomo come animale sociale. Basta pensare, intanto, alla, alla, al tema dei neuroni specchio, che hanno esattamente questo tipo di problema. Gli scienziati che hanno scoperto questa, questa, questa realtà dei neuroni specchio pongono immediatamente il neurone specchio, hanno questa funzione di simulare il rapporto con l'altro nell'imitazione e quindi implicano direttamente un immaginario che si comporta nella relazione. E questo è abbastanza evidente e i ricercatori, molti dei quali sono italianissimi e che io ben conosco, eh, eh, sono assolutamente consapevoli di questo tipo di, eh, di problema a parte gli altri. Ma a parte questo tipo di ricerca... Uno psicologo americano che però lavora eh, al Max Planck Institute di Dresda in Germania, e si chiama Michael Tomasello, di evidente origine italiana, ha fatto un esperimento, eh, è anche tradotto in italiano fra l'altro, ha fatto un esperimento abbastanza importante, cioè ha messo in comparazione, il rapporto, scimpanzé e esseri umani piccolissimi, pochi mesi di vita e eh, ha mostrato come, facendo una ricerca con moltissimi campioni, come il primo atteggiamento di un bambino rispetto all'atteggiamento di un cucciolo di scimpanzé è proprio quello sociale. La prima cosa che fa è indica. Non è... Mentre, eh, curiosamente e anche ironicamente, eh, gli scimpanzé si mostrano molto più individualisti e molto più chiusi in se stessi. Quindi è una situazione abbastanza curiosa, ma che nessuno contesta perché proprio evidentemente la condizione di animale sociale è una condizione per certi aspetti anche ovviamente connaturata alla, alla dimensione umana, così altri sociologi come abbastanza noti, quindi cito anche cose, persone autorevoli come Richard Sennett, si mette a scrivere un libro eh, abbastanza interessante che è intitolato Together, insieme, dove Sente il bisogno di sviluppare criticamente e di centrare la sua riflessione sul tema dello stare insieme, della relazionalità, per usare un termine che un po' si avvicina. Ecco questo è un punto che mi piaceva sottolineare perché è dentro questa questione, se noi ritorniamo ad Aristotele, che i grandi studiosi di antichistica. Che hanno studiato la polis greca come fatto sociale, penso per esempio a Jean-Pierre Vernin o anche a Moses Finley. Loro sostengono, hanno sempre sostenuto, che la ragione greca, come dice Vernin, in un libro che è l'origine del pensiero greco, nasce non nel commercio con le cose ma nella relazione con gli uomini e lo dice appositamente per metterlo un po' in contrasto. Con la ragione occidentale, che invece è fondamentalmente costruita nel rapporto con le cose eh, o con le merci. Moses e Filli ci racconta il fatto che eh, chiaramente eh, la polis in Grecia funziona solo se c'è la coinonia. Questo è un problema molto attuale, anzi, di questi giorni. La coinonia: che cos'è? È una comunità. La polis è l'aspetto istituzionale dove democraticamente ci si può dividere, ma l'unità viene garantita non dalla polis soltanto che è fatta di legge e di istituzioni, ma dalla koinonia, cioè dal senso di comunità che i greci avevano nella polis e che quindi li, li teneva uniti proprio nello stesso momento in cui democraticamente dovevano dividersi. Non racconterò, ma Erodoto racconta molto bene questa storia. Addirittura interpreta in modo leggendario la decisione presa di affrontare i persiani da parte degli atenesi a Salamina, cioè in mare, grazie a tutta una storia che è legata a un dibattito che c'era stato in Agorà fra Temistocle e gli indovini che erano andati a interpretare l'oracolo di Delfi e in questa chiave vince per fortuna Temistocle, naturalmente la storia è a posteriori, quindi è leggendaria. E, e, però è interessante vedere come in un momento drammatico, eh, così è raccontata, questo è il senso, in democrazia, nell'emergenza si dividono e, 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 e gli indovini temissero che ha la maggioranza, la sua tesi di interpretazione, vanno tutti in battaglia e battono clamorosamente i persiani che, chiariamoci, è stato come un, un po' il Vietnam che ha battuto gli Stati Uniti. perché... Spesso si dimentica che la polis greca era una robina piccola così e i persiani erano i romani, gli americani, cioè il grande esercito che faceva paura, talmente paura, che i greci eh, chiamavano il re dei persiani o Basileus, cioè era il re per antonomasia, quindi avevano proprio un complesso da questo punto di vista. Ecco che allora può diventare interessante capire eh, che cosa è successo nei miti della nostra cultura. Molto moderna. Ecco perché eh, naturalmente eh, qui vabbè, appunto viviamo in questa condizione di siamo connessi e isolati, eh, non proprio Allegra, io ritengo, eh, ma eh, questo tema dell'isolamento, l'idea di essere isolati in mezzo agli altri, è un tema che è stato descritto genialmente, genialmente da Daniel Difo. Sto dicendo cose notissime a tutti, da Daniel Difo. In Robinson, Robinson è un romanzo straordinario perché è in parte il nostro mito. Che cosa ha di caratteristica? Perché Marx, per esempio, riprende Robinson fortemente. Marx ama molto la letteratura, quindi il Capitale è pieno di, di Shakespeare, è pieno di E in particolare anche di, di Robinson. Perché vedete. Robinson e il naufragio, perché il naufragio? Perché eh, di solito Robinson e le Robinsonate venivano utilizzate come il modello dell'uomo isolato che riesce a costruirsi, ce la, fa, ce la fa rispetto agli altri, eccetera. In realtà, come fa notare Marx e come fa notare soprattutto Difo, poi la cosa non si notava, Robinson deve tornare moltissime volte sul relitto. E perché lo fa? Difo è un grande in questo. Lo fa perché deve raccogliere gli oggetti e gli strumenti. E raccoglie tipi di strumenti di vario tipo, dagli da arnesi di carpenteria eh, a, a, la, alle Bibbie, eh, tutto ciò che gli può servire sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista spirituale. Ma la domanda è cosa sono questi oggetti? La seconda domanda è poteva Robinson farcela senza l'uso degli strumenti? E eh, questi oggetti, come dice Marx e poi come ritradurrà in un'altra chiave, eh, donna Haraway, eh, questi oggetti sono lavoro sociale cristallizzato. In che senso allora è solo Robinson? Non è l'uomo solo che ricostituisce da solo perché ha bisogno degli strumenti per poter eh, organizzare come tutti gli esseri umani. La, la sua natura artificiale, cioè la condizione ambientale artificiale che lo può proteggere, dal naufragio lui recupera il lavoro sociale perché non c'è sega, non c'è Bibbia, non c'è chiodo che non sia stato fatto dal lavoro cooperativo degli uomini. E senza questi strumenti Robinson non ce l'avrebbe fatta. Quindi, tu hai l'immagine dell'uomo isolato un po', no, il Robinson anticipatore di Joe Wayne: arrivo io, ammazzo tutti gli indiani e chiudo il recinto e basta. E nel contemporaneo però in realtà Robinson ha questa dimensione, cioè lui usa, è un essere in realtà debolissimo che può diventare forte con la tecnologia e con i mezzi perché questi sono lavoro sociale, deposito di sapere negli oggetti. Ecco, questo non va sottovalutato perché rovescia un po' lo scenario possibile. E, Tenete conto che Robinson si sì, va a costituire rapporti sociali in quell'isola, ma come li va a costituire? Come li va a costituire? Eh, molti film l'hanno raccontata questa cosa, sono cose note, ma poi alla fine si perdono. Eh. Come li va a costituire? Eh beh, se uno va a vedere questa roba eh, si accorge che eh, Difo in qualche modo ri riproduce... Quasi la teoria di Locke, quasi interamente, in modo eh, romanzato. Lui è solo e a un certo punto vede un'impronta. Dopo molto tempo eh, è interessantissima questa cosa. Un grande regista come lui, Bonuel, ha dedicato moltissimo spazio. Che ha fatto un bellissimo film che non si trova più eh, su Robinson. Ha, ha dedicato moltissimo spazio all'impronta. Vede l'impronta e cosa fa Robinson? Ha una crisi di sicurezza, esattamente quello che abbiamo noi oggi, che vogliamo far fuori tutti, eh, eh, tutti quelli che non. Ha una crisi feroce di insicurezza. E allora qual è la sua risposta? Si mette a tremare, comincia a fabbricare palizzate e a, a rafforzare le mura della sua proprietà. Dice: Normale, c'ha paura, arrivano i selvaggi, sono mani. La cosa curiosa è perché nasce questo tipo di scenario, perché se uno va a vedere, a me è capitato di andarla a trovare, esiste un racconto medievale arabo di un grande scrittore che si chiama Ibn Tufail, il quale racconta una vicenda di Robinson nel periodo arabo medievale e quando eh, il personaggio eh, scopre che ci sono altre persone non reagisce come Robinson impaccisse di gioia e va incontro uh, a questi amici. Allora è chiaro che i romanzi ti spiegano molto perché viene scelta una trama e una scena nel caso del, di Ibn Tufail e viene scelta una scena nel caso di Robinson. Perché Robinson chiaramente esprime questa dimensione dell'isolamento e del difendersi dagli altri per cui le relazioni sociali sono basate fondamentalmente sull'interesse e sulla difesa. E, e, e quindi sulla costituzione del tuo io che si contrappone agli altri. Infatti, quando arriva venerdì, o venerdì si crea. Eh, L'incontro con venerdì sembra il paradigma del colonialismo anche attuale, ma proprio da manuale arriva venerdì. Venerdì chi è? È un uomo che era schiavo di altri neri e questa era una cosa non dico non è che se la inventa perché. Eh, tutti i famosi neri americani che sono stati trasportati dall'Africa venivano presi eh, dal 400 fino al 600, venivano caricati nelle galere e i, i comandanti delle galere non è che li andavano a cacciare loro, li riacquistavano dagli altri neri della costa che li avevano schiavizzati. Quindi c'era un vero e proprio commercio che salvava l'anima naturalmente del... Del, 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 del comandante tedesco, italiano, portoghese, spagnolo dice io non è mica che sono schiavi e quindi eh, li mettevano in una galera e eh, facevano un, un conto, calcolavano come avviene oggi per qualunque altra cosa come avvia, poi avverrà nei lager eh, cioè nel carico 100 sapendo che ne arrivano 10 perché la, e quindi si fa tutto un conto di avere costi e benefici Rispetto, conviene mettere maschi e i bambini meglio di no? Quindi i bambini venivano strappati dalle madri o strappati, non c'era problema, si procedeva. Secolo. Cosa fa Robinson? E questo è bellissimo: cioè a un certo punto lo, ha il fucile, quindi ha la tecnologia, prende, eh, prende venerdì, lo salva dai cannibali che a detta se lo volevano mangiare e quindi si crea una situazione classica cioè di venerdì che è grato a Robinson e quindi, essendo grato, deve accettare la superiorità di Robinson. E questa superiorità si de determina ai livelli classici, ovvi, tipici. Eh, Cos'è che succede? Quando c'è l'incontro fra Robinson e venerdì, finalmente Robinson, che naturalmente parla in inglese, non si dà mai che venerdì possa avere una lingua che Robinson si possa sforzare di capire, non sia mai. Ovviamente tutto si svolge in inglese e in inglese è Robinson come una specie di padre Dio che dà il nome a quindi non è che gli chiede che nome hai, che dà il nome a venerdì, e noi lo conciamo venerdì, ma è un nome dato da Robinson. E, e, e attenzione, a venerdì gli dice: Io mi chiamo padrone, non Robinson, master. E, e si struttura questo tipo di rapporto che poi diventa, è bellissimo perché ci sono molte complicazioni sulla discussione sull'esistenza di Dio ci sono cose incredibili Robinson non riesce a fargli capire che cos'è un divisivo, insomma è un grandissimo scrittore quindi, ma è quello che è interessante è che quando ha bisogno di venerdì per combattere gli altri che arrivavano all'isola gli dà il fucile ma una cosa che non farà mai è insegnargli a caricarlo Ecco, eh, eh, questa è proprio dire, la tecnologia, il mezzo lo puoi usare, ma io come si fa a farlo non te lo insegno. Eh, mi sembra di un'attualità, può darsi che io sia ubriaco, da, però eh, non mi pare che siano stati così grandi cambiamenti se non nei termini quantitativi dell'aumento della potenza di questo modo di eh, gestire. Ecco eh, perché eh, ho sollevato oh, la questione, eh, la questione eh, Robinson. Perché l'immagine di Robinson è l'esatto opposto del sistema dello zon politicon, e dell'uomo, diciamo, della dimensione, qui io dirò qualcosa, della dimensione cooperativa degli uomini. Perché l'idea di Robinson è proprio l'idea, come ho detto, dell'uomo isolato, che si trova lì e quindi istituisce relazioni comunque sempre di potere e di forza e come minimo di interesse cioè di uno scambio di interesse, la istituisce sempre a partire dalla costituzione del proprio io. Vi faccio notare che Robinson, praticamente nel romanzo di Robinson, anche questo è estremamente interessante, la mamma non c'è, il padre sì, infatti lui fugge dal padre da cui si vuole ma non c'è la madre, cioè non a caso sparisce un elemento fondamentale che il cordone relazionale che si viene a creare in qualunque essere umano nel momento in cui nasce. Sparisce, non si dà. Lo scontro è fra due bianchi inglesi maschi che si devono combattere e Robinson a questo punto, a differenza di Amleto o, di, o dei fratelli Karamazov dopo, Uh, invece di ucciderlo o di scontrarsi, fugge dal padre. Ma c'è sempre questo scontro uh, molto, molto maschilista, insomma, molto macio, molto individualista. Eh. Ecco, uh, qual è il problema? Il problema è che questo modello Robinson, naturalmente straordinario dal punto di vista letterario, è un mito che si è un po' affermato e si è affermato in contrapposizione ad altri miti letterari che invece sono molto presenti e che oggi andrebbero un pochettino probabilmente rivalutati, cioè a miti o a, a, a storie letterarie che ti propongono la figura di, di un io dell'individuo non come rottura delle relazioni con gli altri, cioè spacco tutto, mi chiudo nell'isola e poi vado, ma come formazione di un io dentro una relazione, come modificazione della relazione come formazione dell'autonomia in cui le relazioni si modificano. Ecco, è un tema filosoficamente molto forte, perché in realtà è un tema egeliano della, della dialettica signoria-servitù che si muove nel riconoscimento della dipendenza che ogni uomo ha nei confronti dell'altro, perfino quando gli è servo, addirittura le parti si rovesciano, e che ha avuto un fortissimo significato. Nel campo psicanalitico, lo stesso Winnicott, che è uno dei massimi psicoanalisti infantili del secolo scorso, è stato ti dimostra che l'autonomia di un bambino nasce e cresce nel momento in cui la mamma sa in parte ritrarsi e dare spazio all'illusione di autonomia del bambino, ma non va via la mamma. Non è assente. Cioè modifica i contesti di spazio della relazione. Invece di considerare il bambino come un clone, ne deve riconoscere l'alterità perché nella relazione il grande problema è riconoscere l'alterità e riconoscere l'alterità è difficile. Cioè, riconoscere il fatto che l'altro è altro non è che tu lo riconosci soltanto se hai i tuoi tratti. Insomma, non è come Michael Jackson che cerca di diventare bianco. Eh, la, la lotta dei neri come delle donne si è sempre mossa nel fatto che le condizioni di eguaglianza devono sempre realizzarsi a partire dal riconoscimento della diversità, questo è il punto, ma sono tutte cose relazionali queste qua, cioè condizioni di relazione, che si perdono eh, probabilmente eh, in questo contesto dove, e questo è il dato che a me sembra per certi aspetti importante, eh, curiosamente proprio nel mondo della connessione, come si vede da queste foto, che insomma, se potevo pensare a migliaia, ce ne le conosciamo tutti molto bene, il concetto di insieme, piuttosto che andare a costituire una dimensione relazionale cooperativa, va a costituire una giusta posizione fra persone. È come se tutti gli individui sono soli nella folla, ma in questo caso non c'è la folla. C'è questo mondo virtuale, la folla è il mondo virtuale a cui ci si collega isolatamente e individualmente. Quindi, probabilmente, nonostante si sia connessi, si resta dentro un tappo, si è chiusi da un tappo. Allora, perché tutto questo ha significato? Perché qui volevo introdurre un elemento che mi pare importante. E che ha a che fare molto con Marx. Per Marx, perché qui ho messo uh, il teatro e il sipario? Perché quello che fa emergere Marx nel Capitale qual è? È il fatto che eh, la merce, cosa dice Marx? In fondo, dice che la ricchezza della società si presenta come un immenso ammasso di merci. Ed effettivamente quello che noi vediamo, qualunque cosa che noi vediamo qui è merce. Non c'è oggetto qui che non sia prodotto, non è, non è stato acquistato. Perfino le vostre mutande, qualunque cosa, e le nostre, le mie, o il bicchiere, qualunque cosa è stata acquistata. Cioè noi siamo totalmente dipendenti dalla condizione di mercato perché tutto è merce. Ecco, eh, se tutto è così, chiaramente, c'è un tipo di dipendenza che in qualche modo confligge o crea problemi rispetto a questa questione dell'individualismo. Qual è il punto forte? È quello che dice Marx nel Capitale, eh, lo coglie molto bene, poi è stato colto e ancora oggi viene, eh, viene, viene riproposto: è il fatto che a questo punto a teatro a dare spettacolo non sono gli esseri umani che si rapportano, sono le merci. Le merci si sostituiscono agli uomini. Lui dice un tavolo. Eh, a quei tempi i tavoli danzavano perché andava di moda, ai tempi di Marx, l'occultismo con i tavoli che ballavano. Lui dice: un tavolo, eh, quando, diventa un, quando è valore d'uso, è un tavolo, lo usi come tavolo, cioè è dispendio di lavoro umano che col grande sapere secolare eh, a, a, permette ai falegnami che hanno acquisito questo sapere, o all'industria o alla tecnica, di, di dare la forma di questa materia. Dice finché il valore d'uso è sensibile, è ordinario. Quando diventa merce, lui dice diventa sensibilmente sovrasensibile, cioè acquista qualcosa e addirittura entra in scena, si presenta come qualcosa di completamente diverso, perché lo scopo del, del tavolo è sì come mezzo quello di essere usato, però quando diventa merce diventa attore il tavolo diventa attore anzi da attore si trasforma in personaggio e lui dice è un mondo in cui le relazioni fra le cose si sostituiscono alle relazioni fra gli uomini come? è molto semplice come spesso dico anche stamattina lo diceva i dottorandi un bambino sa benissimo a 4-5 anni che se va in supermercato e il papà gli dà 2 euro si compra la cioccolata e sa benissimo come fare va, cerca la cioccolata, quella che gli piace, e poi va alla cassa e ha scambiato la cioccolata con 2 euro. E tutto è normale, perché quella è la vita nostra quotidiana normale. Noi andiamo al supermercato, oggi ci sono le mall, ci sono queste grandi caverne di Platone, dove addirittura tolgono gli orologi così tu ci stai proprio dentro senza il senso del tempo, oppure fai gli acquisti online, ma in ogni caso tu hai eh, questa dimensione. Cos'è che non vedi? in questa potenza di luce e di evidenza che ti viene addosso. Per cui tu diventi bulimico, vai al supermercato e devi comprare il doppio delle cose che compri. Meglio se usi, meglio se usi il bancomat perché così puoi spendere di più. Eh, cioè, perdi il senso del limite, quasi sempre tutti noi lo perdiamo. Eh. Cioè, abbiamo questa cosa eh, del, del, del continuo di più. Che... Ma qual è il punto... Eh, eh, nodale eh, di, eh, di questa dimensione. Quello che non si vede, ecco perché le, le relazioni fra cose si vedono, è chi l'ha prodotto la cioccolata, chi l'ha fatta, a quali condizioni è stata fatta, con quale sacrificio è stata fatta, con quale sapere è stata fatta, con quale tecnologia è stata fatta. Cioè non si vede nel mondo delle cose e delle merci il lavoro, il, le cose che si fanno tu non le vedi più, le vedi come individuo quando vai a lavorare, ma poi socialmente spariscono, perché ciò che ti si presenta è tutto ciò che ti viene dato. E questa, secondo Marx, ha, ora, semplifico, comunque, dà un, un effetto di potentissima distorsione, è quella che lui chiama l'arcano della merce, che è il feticismo che si appesce alle cose, cioè l'adorazione delle cose. Vi faccio presente che e quando Marx scrive queste cose siamo, è, è, il capitale esce nel 1867 è, è l'epoca eh, delle grandi esposizioni universali cioè come dicevano non Marx ma anche i conservatori cioè, gli faceva schifo questa cosa ai conservatori gli faceva proprio schifo l'idea che a questo punto tutti gli uomini si muovevano per andare ad adorare le cose e nascevano le prime grandi esposizioni universali quelle di Londra, Parigi che diventavano che cosa? La trasformazione del mondo dove l'aspetto teatrale non era più dato dagli esseri umani, ma delle cose prodotte, che diventavano belle, seduttive, attraenti. Ecco, quindi si rovescia un po'. Eh, la questione noi viviamo in un mondo di cose non solo ma è una società che ha una capacità straordinaria di sapere produrre una grande abbondanza di cose anzi a questo punto semmai l'economia ha un problema in moltissimi quasi sempre di, di sovrabbondanza ecco perché nasce quest emerge questo aspetto teatrale quando dico teatrale non lo dico in senso negativo, ma nemmeno Marx aveva questo problema. Lui usa molto spesso la metafora del teatro, perché il teatro non è il mondo della menzogna, è il mondo di un'illusione che ha a che fare con la verità, è il virtuale in un certo senso. Quindi non è che tu sei ingannato in modo totale, la merce, la merce esiste, ha un prezzo e magari è al giusto prezzo, non è che per forza devi essere imbrogliato. Così come l'operaio che va a lavorare magari prende lo stipendio al giusto stipendio. Il problema di Marx non è di dimostrare che eh, il capitalismo defrauda l'operaio, eh, non è questo, questo è un aspetto che ci può essere ovviamente, ma è, è un aspetto specifico. Il problema è eh, questa, eh, questa dimensione invece della, del fatto che ciò che scompare nel, nella dimensione è l'aspetto sociale cooperativo. Noi al mercato in fondo siamo soli rispetto alle merci e ci piace essere soli. E acquistiamo da soli, però queste merci sono state prodotte socialmente. E come? Rispetto a quale forma di potere, con quale sistema sono state prodotte. Quando si parla molto anche oggi, molti sul lavoro che ritorna, stanno ritornando clamorosamente, uno non sa mai bene se è perché a un certo punto i mass media hanno deciso che devono mettere in primo piano questo, o mentre ci sono sempre stati, oppure se c'è effettivamente un incremento ma fanno parte della noi la accettiamo come una cosa naturale. Ma in moltissimi casi, come tutti sanno, un morto sul lavoro, nonostante le sicurezze e le leggi spesso non sono applicate, derivano da che cosa? Dal sistema di emergenza eh, del lavoro basato sul mercato. Devi arrivare a spingere eh, fino a un certo punto perché ti devi affrettare, devi chiudere, c'è proprio una dimensione nevrotica spesso eh, in questo tipo di produzione. Ma oltre a questo il sistema delle merci e il feticismo ha prodotto, e questo spesso non viene valutato bene ed è un problema, una confusione fra la dimensione e il concetto di pubblico e di spettatore con il concetto di comunità e cooperazione. Cioè c'è una tendenza molto forte a immaginare l'elemento cooperativo, l'elemento di stare insieme. E a identificarlo col comportamento degli spettatori e del pubblico questo è un gravissimo errore è anche pericoloso per, per vari aspetti perché no, qui sto andando all'incontrario perché eh, eh, il pubblico in realtà è il contrario della comunità un pubblico di spettatori è un pubblico di persone sole che stanno tutte insieme ma sono sole sono i prigionieri della caverna di Platone, comunque la si voglia mettere. E tante, questa infatti, tanto è vero che è così, che oggi con i computer e con i tablet ti puoi tranquillamente riassemblare il ruolo del cinema, del film o, de, o della riproduzione perché tanto te la puoi vedere da solo, perché anche prima quando c'erano le sale te la, te la vedevi fondamentalmente da solo. Eh. Ma questo va bene, non è negativo in sé. Il vero problema è quando il problema di spettacolo e di pubblico, cioè le merci che si fanno vedere, tutto questo elemento dello spettacolo diventa in un certo senso contrario eh, o si oppone o viene confuso con l'idea di comunità e di cooperazione. Perché io penso che al senso di comunità e di cooperazione si stanno sostituendo il senso di ciò che è pubblico e di ciò che è spettacolo. Tutto è in funzione dello spettacolo e tutto deve essere reso pubblico con foto e filmati. Tutta la vita della società nella quale diceva, penso che sia opportuno riprenderlo, Guy Debord, con tutti i suoi limiti, però tutto sommato aveva accolto questo aspetto, tutta la vita della società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un'immensa accumulazione di spettacolo. Debord fa il pandan... Eh, a Marx, tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione. Questo è straordinario secondo me perché proprio l'uso del della connessione ci sta sempre portando a una sostituzione continua. Eh, piuttosto che viverle le cose, te le rappresenti e le vivi come rappresentazione. Eh, e quindi eh, chiaramente, eh, secondo me, ci avviciniamo nel patologico. Non perché queste cose siano di per sé patologiche, ma semplicemente perché in una società basata sull'isolamento e la solitudine diventano patologiche se sono l'aspetto della dissoluzione dei rapporti della comunità. La, comun la comunicazione è sempre meno una forma di cooperazione e dello stare insieme, è sempre più uno spettacolo pubblico. Questo credo che viene fortemente sottovalutato perché il pubblico cioè gli spettatori implica la solitudine della folla dentro la sala. Gli spettatori sono insieme ma soli e così pure chi guarda un film da un computer, come dicevo, da un tablet, è solo anche se è collegato. Il pubblico è altra cosa dalla collettività e dalla cooperazione. Il pubblico presuppone una finestra ed è incatenato alla sedia come i prigionieri di Platone. Ma anche al cinema siamo impegnati in una visione individuale, siamo soli in mezzo agli altri, ma l'essere soli in mezzo agli altri, che è una forma di autonomia nella relazione, non fa né comunità né collettività né cooperazione. Quindi in sé non è sbagliato, ma nella dissoluzione comunitaria sì. È necessario distinguere concettualmente, a mio parere, tra pubblico, collettività e cooperazione. Io questo lo introduco perché bisognerebbe lavorarci, secondo me, su questa questione. Forse anche la lo dico anche alla fondazione, c'è cioè un problema di ricerca, perché noi stiamo sempre più affondando la dimensione comunitaria dentro la dimensione di pubblico. O sostitutivo alle relazioni comunitarie diventa il diritto. Quando tu hai una condizione di dissoluzione, tu risolvi il problema. Col diritto, che comunque riguarda sempre la salvezza dell'individuo, perché il diritto è diventato in questo caso eh, il sostitutivo della fiducia che è invece tipica di una condizione comunitaria. Basta vedere la scuola e dappertutto. Eh, anni fa, in Emilia Romagna, in Romagna eh, qualche anno fa, a Forlì, eh, eh, un insegnante sequestra, sequestra il telefonino a una alunna. L'indomani, la madre si presenta, è vero questo, eh, eh, si presenta con l'avvocato. Perché voleva denunciare ovviamente l'insegnante per appropriazione in debita, furto, eccetera. Recentemente, nella Toscana, in Toscana, eh, ci sono casi: per esempio, c'è stato un caso di bullismo che ha fatto il giro nazionale, dove il vero punto del bullismo, cioè dell'attività dell aggressiva verso l'insegnante, non era nemmeno il rapporto con l'insegnante, ma l'idea che questo diventava spettacolo e poteva essere registrato e comunicato il grande divertimento, tutto diventa finto e tutto diventa. Eh, e si, si capiva chiaramente se uno vedeva. Ultimamente a Viareggio una signora è saltata al collo dell'insegnante perché aveva messo quattro a, a, a suo figliolo. Sono eventi che si ripetono, eh, molto diffusi. E, e, e questo perché c'è una crisi di fiducia. Finita la delega che i genitori davano geni agli insegnanti, tutto diventa un affare di diritto. A Pisa, la mia città, l'anno scorso, non so se l'hanno risolta la questione, alla scuola elementare c'è una legge precisa che se tu genitore non, ha, non prende entro 15 minuti il bambino, l'insegnante è obbligato a chiamare la polizia. Ora immaginatevi la scena. Cioè arrivano tutti in ritardo, quante gazzelle di polizia ci vogliono. per... Questo sarebbe la pacchia per i ladri, chiaramente, perché finalmente cioè, si raggiungono livelli paradossali, eh, perché il diritto in mancanza di fiducia in un sistema comunitario diventa puramente sostitutivo con situazioni del tutto paradossali. Allora, perché tutto questo? Perché eh, a, a mio parere. Eh, eh, insomma, sono qui per spensare una lancia verso eh, il problema del, del, della dimensione comunitaria co cooperativa. Io uso male la parola comunità perché in italiano significa tantissime cose, non tutte positive spesso. Però eh, voglio dire, poi questo è, è, è lo stare insieme. Diciamo, ecco. E perché il cooperare è importante? Perché a mio parere va recuperato e questo è un tema forte di Marx spesso i marxisti non se ne sono neanche accorti perché eh, come eh, ha da dire eh, ha, ha sottolineato nel capitale Marx nella cooperazione pianificata con altri l'operaio si spoglia dei suoi limiti individuali e sviluppa la, la facoltà della sua specie questa è l'esplicitazione dello zon politicone nella chiave borghese moderna cioè nella società industriale perché questo è importante? Intanto per due livelli, perché per Marx questo tema, che è una facoltà degli esseri umani, è la grande facoltà degli esseri umani e allo stesso tempo è il, il, il migliore strumento del loro sfruttamento. Perché? Beh, è molto semplice. Che cosa succede a livello di mercato del lavoro? Tu offri la tua forza lavoro prendi anche a giusto livello di mercato lo stipendio, ma attenzione quello di cui si appropria il, 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 oggi come si dice non si dice più capitalista, come si dice non lo so, l'impresario, ecco è un po' l'imprenditore che sto dicendo l'impresario, l'imprenditore che pare brutto di capire chissà perché, però eh, l'imprenditore, ciò di cui si appropria l'imprenditore, quello forte eh, è il lavoro collettivo. Il vero plus valore che produce profitto non è il fatto che l'individuo viene sfruttato singolarmente. Questo va chiarito. Perché sì che viene sfruttato, ma ciò di cui si appropria eh, chi, il, colui che ne paga, cioè il padrone e il proprietario, si appropria dell'elemento cooperativo del lavoro, che è quello che permette di produrre di più. Perché il sistema cooperativo è un sistema che permette di una maggiore produzione. Superiore alla somma dei lavori dei singoli operai e la tecnologia e le macchine sono un incorporamento dell'elemento cooperativo che va a comandare il sistema. Per cui, va a finire che gli operai devono adattarsi o i lavoratori a. E, è finito questo? Tutti dicono: Sono finite le grandi fabbriche, quindi è tutto finito. Direi proprio di no, semplicemente è cambiato perché l'elemento cooperativo resta, ma grazie alla connessione. Si può fare in tre angoli del mondo, semmai quello che è stato tolto è la possibilità della classe operaria di difendersi stando in un luogo in uno spazio comune, ma in realtà poi eh, i tassi di sfruttamento, semmai come è noto, se usciamo anche dall'Europa è fortemente aumentato. La maggior parte delle cose che noi vestiamo quasi, quasi sicuramente sono state eh, lavorate da un venerdì da qualche angolo del mondo. Non è che c'è dubbio, lo sappiamo tutti, cioè nel senso che c'è questa dimensione. Potentissima, che è rimasta e che è il tentativo è riuscito di far funzionare il livello cooperativo attraverso lo sfruttamento. Vedete quando Marx fa questa quando fa, cita parla della cooperazione, non è un caso che cita un italiano che è già Rinaldo Carli, che è un illuminista milanese, il quale dice che fa il discorso sistemico ante litteram, che il risultato della somma delle forze è sempre maggiore della singola, delle singole forze. In realtà se uno va a vedere questa citazione, la va a guardare, è una citazione militare, perché nel discorso di Marx l'analogia fra lavoro aziendale e lavoro militare è fortissima. I manager sono comandanti c'è una dimensione militare, perché l'emergenza, così come nell'esercito, c'è anche nella fabbrica o nei sistemi produttivi. Tutto questo la sinistra l'ha dimenticato completamente, non si pone più il problema, ma, ma veramente l'ha dimenticato e oggi vedete la situazione. Però, eh, a parte la battuta, però questo è un dato di fondo, cioè si è, è, il sistema capitalistico è riuscito a nascondere tutto, questa, tutto questo processo. Che non cambia col fatto che c'è lo sviluppo della tecnologia, tutt'altro, perché la tecnologia funziona esattamente come il livello cooperativo. Ve lo ricordate Charlotte eh, in tempi moderni? Cos'è cosa che rendeva parossistico? Lui aveva capito la cosa. L'adattamento, inadattamento dell'individuo al movimento delle macchine, ai fatti che eh, sapete che oggi. Questo è forse cambiato? Come mai studiano i braccialetti da mettere a quelli che devono lavorare in Amazon? Poi dicono non li metteremo mai, li metteranno, se potranno. Cioè, dice, ma perché così eh, economizzano il tempo? Così li controllano per fare pipì, eh, si sa se ci mettono 30 secondi o due minuti. È un vecchio discorso, non è una grande novità. Cioè, il problema della... Eh, mini, eh, mi, quello di... E rendere, annullare i tempi morti attraverso un aumento dello sfruttamento è una tendenza che c'era e si è aumentata oggi è aumentata ancora di più per una ragione perché con l'ideologia individualista robinsoniana, siate imprenditori di voi stessi, tutti ci hanno creduto è una pacchia per chi mette capitale perché essere imprenditori di se stessi a 5 euro l'ora facciamo qualcosa di più bah, eh, mia figlia piglia 5 euro l'ora ma insomma però qualcuno è più fortunato il meccanismo cos'è che l'assicurazione se sei imprenditore te la paghi tu quindi eh, l'imprenditore è addirittura sgravato dagli impegni di investimento del capitale per quanto riguarda la sicurezza del lavoratore e noi ci siamo bevuti tutto questo e quando io vado a fare dibattiti con l'amministratore delegato un amministratore delegato di un'azienda importante con grande realismo che io ammiro e apprezzo mi ha detto chiaramente, dice, non scherziamo, eh, un'azienda non può essere democratica, poche storie, e non lo è, è un sistema militare chiaramente, perché i tempi sono quelli che... Tutto questo non si vede, ma è il fatto che tu, tutta la dimensione potente e grande degli esseri umani, che è quello di essere cooperativi e di lavorare insieme per produrre il ricambio della natura, praticamente viene considerato, essendo un elemento di sfruttamento, la condizione è peggiore addirittura da nascondere. Ora, questa cosa di Marx, quando c'ho? 5 minuti. Questa cosa di Marx, della cooperativa, andrebbe collegata a un altro discorso di Marx, sempre del Capitale, piuttosto bello, molto famoso, adesso citando cose famosissime, ed è la storia del ragno dell'ape l'architetto. Perché lui dice, eh, in che senso, Dice, dice: Un ragno fa delle tele che fanno vergognare un architetto, l'ape riesce a costruirsi cellette che lasciano in imbarazzo noi umani. Ma cos'è che differenzia, dice lui, il peggiore degli architetti eh, dal, dal ragno? Lui dice: Il fatto che l'architetto, per quanto scarso sia, ha in testa prima quello che deve costruire. Ecco il senso della cooperazione pianificata con altri. L'elemento della pianificazione non è nel senso, poi in tedesco è un'altra cosa, ma insomma della progettazione possiamo dire che pianificazione può sembrare una cosa che poi è diventata una cosa insostenibile, assurda, e, e forte. L'elemento di, di, di progettazione è un elemento che naturalmente va collegato alla dimensione cooperativa, perché la vera lotta di potere avviene e avere la proprietà del sistema, il comando sul sistema cooperativo e il comando sulla progettazione. Col cavolo che Robinson gli dice a venerdì come funziona, eh, come funziona un fucile, eh, lo fa sparare ma non glielo racconta, perché questo è, diventa una questione eh, potentissima di potere. Va bene, forse stiamo ritornando a essere di nuovo, siamo ritornati a essere nuovi prigionieri della caverna di Platone, però... Eh, la scuola è un mondo azienda, questo, però quello che eh, mi piaceva sottolineare è eh, un aspetto che eh, riguarda proprio la cooperativa, eh, la cooperativa. La domanda è: e, eh, non so se riesco a trovarlo. Eccolo qua. La domanda è: e possiamo immaginare una forma cooperativa che non sia comandata da uno? che si appropria della forma corporativa? Esistono esempi? È possibile una cosa di questo genere? È un sogno? Beh, in realtà ci sono molte ipotesi dove si può... Io faccio solo un esempio, l'ho fatto anche a Toronto, no? e spesso i musicisti sono molto contenti quando lo faccio, ehm, ed è il jazz. C'è una dimensione, almeno una dimensione umana, quindi se ce n'è almeno una ce ne sono tante. Che eh, presuppone il fatto che lo stare insieme significa la possibilità che ciascuno diverso e uguale all'altro può costruire delle relazioni dove non c'è un capo che le decide. Il jazz è questo, la creatività del jazz, non a caso il jazz e poi il rock, che hanno un'origine chiaramente. cioè il fatto che tu puoi immaginare un sistema cooperativo senza bisogno. Quindi non puoi attribuire a una condizione naturale il fatto che ci vuole per forza un duce, un leader, un capo, un imprenditore, qualcuno che comanda a tutti i costi, che ti decide del sistema cooperativo. È effettivamente possibile trovare altre alternative. Ecco perché a mio parere probabilmente dovremmo riaprire un forte ripensamento su questa questione del lavoro, della cooperazione. Eh, intesa in una chiave che chiaramente non mh, si è totalmente perduta. Chiudo con una citazione, se, se me la permettete, non è qui, eh, a cui tengo un po' che è una citazione eh, eh, di Eraclito. Eh, è un frammento che io cito sempre e che mi piace, che è questo. L Eraclito diceva, per gli svegli il mondo è uno e comune. Fra i dormienti ognuno si rivolge a un mondo suo proprio, cioè immaginava che l'isolamento, l'elemento individuo isolato praticamente dormiva perché la condizione di veglia è lo stare insieme. Grazie.